Ben ritrovati telespettatori di Le Fonti TV dal 12° Forum Economico Euroasiatico. Siamo qui al Palazzo della Gran Guardia a Verona, dove è in corso questa due giorni di un forum molto strategico proprio per i rapporti tra l'Italia e la Russia in particolare, ma anche delle altre componenti dell'Eurasia, ovvero Armenia, Kirghizistan, Bielorussia, Kazakistan e appunto la Russia. Tanti i relatori che si sono avvicendati, un tema cardine, ovvero la questione delle sanzioni che sicuramente stanno limitando i rapporti commerciali tra l'Italia e in particolar modo la Russia, ma l'area in generale, la centralità dei rapporti con la Russia per quanto riguarda tutta la materia energetica, tant'è che uno dei keynote speech più attesi era proprio quello di Igor Sechin, il CEO di Rosneft, che si è poi alternato con Emma Marciagalli, presidente di Eni, che insomma, ha ribadito l'importanza dei rapporti tra Italia e Russia. Altro elemento chiave, la possibilità è già attuata dalla stessa Rosneft di convertire tutti i propri costi e contratti in euro e non più in dollari, questo per combattere quello che è stato definito il monopolismo del dollaro statunitense. Non sono mancati infatti diversi attacchi agli Stati Uniti da un punto di vista anche proprio delle politiche commerciali a danno di comunque del sistema sia europeo sia russo, ma quello che emerge poi comunque una convergenza tra popoli, non a caso anche l'intervento di Romano Prodi, che è proprio presidente di questa fondazione per la cooperazione tra i popoli, che ha ribadito come in questo momento la politica stia danneggiando fortemente l'economia e che l'economia necessiti invece di nuove spinte anche lato politico. Altro elemento centrale, la coabitazione, possiamo definirla così, tra mondo di oil and gas e rinnovabili. Infatti i diversi CEO non solo di Rosneft e di Eni ma anche di BP Glencore hanno ribadito come le politiche petrolifere non potranno fermarsi, anche se l'obiettivo della riduzione del 45% delle emissioni di CO2 entro il 2040 deve essere perseguito, ma in unione comunque con tutta una ricerca soprattutto attraverso la tecnologia per le fonti rinnovabili. Insomma, tanti gli spunti emersi. Noi abbiamo anche raccolto le dirette parole di Emma Marciagalli e Romano Prodi a proposito dei rapporti Italia-Russia e ovviamente non abbiamo non potuto chiedere rispetto a tutta la questione Russiagate, ma sentite cosa hanno risposto ai nostri microfoni. Qual è lo stato dell'arte dei rapporti Italia-Russia in questo momento? Lo stato è molto semplice da descrivere, è congelato, ci sono le sanzioni, ci sono difficoltà enormi, ma è il mondo che è così, cioè vuol dire, noi abbiamo fatto questo sogno di una globalizzazione guidata, adesso da 3 anni, da 2 anni e mezzo stiamo andando indietro e ci andiamo frammentando regione per regione. Sta soffrendo il rapporto fra Europa e Russia, fra Europa e Cina, fra Europa e Stati Uniti. Quindi è il momento in cui bisogna semplicemente avere pazienza e capire che è una via sbagliata. E secondo lei, rispetto a tutto questo parlare del Russiagate, di questi rapporti, no? Dottoressa Marciagalli, questa importante iniziativa con l'Eurasia, lei farà proprio anche uno speech dedicato sull'ambito ovviamente petrolifero, quali saranno i contenuti del suo intervento? I contenuti saranno che Eni, così come tutte le grandi major, vogliono essere protagoniste della transizione energetica, del cambiamento climatico, però per farlo bisogna fare strategie nei vari settori, quindi
l'olio e il gas rimarranno, bisogna però ridurre le emissioni, bisogna ridurre le emissioni di CO2, bisogna fare forestazione. Dall'altra parte però noi continueremo a investire anche in rinnovabili, in economia circolare con forza, in chimica verde, in raffinazione verde. Quindi il tema che io porterò avanti è che ci deve essere una coesistenza tra, diciamo, fonti ancora di olio e gas che però devono essere più sostenibili, e dall'altra parte la nascita e lo sviluppo delle rinnovabili, dell'economia circolare, dell'elettrificazione. Quindi è un grandissimo sforzo, è una sfida straordinaria, però con la tecnologia, con il know-how delle persone, questa sfida si può portare avanti con successo. Rispetto proprio ai rapporti Italia-Russia, voi come avete percepito questi ultimi anni rispetto alle sanzioni e al rapporto stretto che avete con la Russia? Chiaramente le sanzioni hanno agito, noi però manteniamo un po' con tutti i grandi player rapporti, soprattutto fuori dalla Russia. Rosneft è il nostro partner a Zohr, è il nostro partner adesso in Mozambico, Novatek è il nostro partner in altre aree del mondo, con Gazprom continuiamo a comprare una importante, diciamo, quantità di gas, quindi diciamo, i rapporti rimangono di amicizia, rimangono forti. È chiaro che dal punto di vista delle attività in Russia qualche limitazione c'è. L'ultimissima domanda riguardo comunque a quanto anche il governo può fare per aiutare le imprese, lei anche, insomma, avendo avuto un ruolo centrale da questo punto di vista, cosa si può fare per, insomma, ritornare a superare questo gap che adesso comunque per le imprese italiane si è creato non avendo più fatto? Io credo che sia molto importante, appunto, ridurre il costo del lavoro in termini di cuneo fiscale, tutto a favore dei lavoratori. C'è una prima parte nella manovra, ma è poco, bisogna continuare. Credo che bisogna sbloccare gli investimenti in infrastrutture, in ricerca, in scuola, che per tanti anni in questo paese sono mancati, e bisogna anche contribuire affinché anche l'Europa ragioni più in termini di crescita, di piano verde, di piano per l'innovazione tecnologica. Quindi anche l'Italia deve essere protagonista in questo senso per un cambio un po' di paradigma anche a livello europeo. Perfetto. L'ultimissimo, i rapporti Italia-Russia oggi sono segnati dalla politica, Russia Gate e quant'altro. Lei come si sente di commentare tutta questa vicenda? Guardi, cioè, la magistratura sta, come dire, sta lavorando, quindi noi come sempre abbiamo piena diciamo, stima e fiducia nella magistratura. Noi come Eni siamo già proclamati totalmente estranei a tutto questo, quindi, come dire, attendiamo con molta fiducia e tranquillità agli esiti dell'inchiesta.